ho cercato di non stravolgere quelli che erano i canoni iniziali della struttura, ma soprattutto ho cercato di rendere la casa comunale funzionale, accogliente e anche accessibile ai disabili. Quindi abbiamo soprattutto curato anche l'accessibilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche. L'ultimo piano abbiamo cercato di allestirlo con oggetti che ricordassero le arti e i mestieri contadini di questo territorio, e quindi è diventato ancora più accogliente e significativo per questa comunità.